Allora, Simone 10, titolo Povera Italia. Ciro, non credi che il nostro campionato abbia perso interesse proprio perché il mercato dei giovani e la crescita dei rispettivi vivai in Europa sia decisamente interessante e migliore del nostro? Non parla della Juve, questo, probabilmente. No, io non penso che il nostro campionato abbia perso di fascino. Gli altri campionati, quello spagnolo e quello inglese in particolar modo, sicuramente sono campionati altrettanto interessanti, però il nostro campionato rimane di altissimo livello, molto difficile, molto difficile. Molto difficile perché non si gioca soltanto nel rettangolo di gioco. Si gioca molto anche al di fuori, durante tutta la settimana, e questo lo rende ancora più difficile. Stressante. Ma sì, fino a un certo punto, difficile sicuramente. Senti, invece a Roberto Salusi devi rispondere, ti chiede tre nomi di nuovo, ma non sono tre nomi di giocatori della Juventus, ma ti chiede giovani emergenti in Italia che non siano ancora approdati all'Under 21, quindi giocatori che si stanno affacciando in Serie A, insomma. Vabbè, quelli che si affacciano in Serie A passano tutti quanti molto spesso dall'Under Ma 21, li quindi. vuole non ancora in Under 21, vuole tre nomi di ragazzi emergenti su cui Non glieli contare. posso fare perché metti che li stiamo trattando, mi aumenta il prezzo. Te la cavi sempre benissimo. Giuseppe Manzitto, le redini del Piero. Ciro, tu che conosci bene il nostro vivaio, mi puoi indicare, secondo te, No. qualche giocatore con le Non caratteristiche? esiste, Non non esiste. Del esistono. Piero unico. No, tutti i giocatori, ogni giocatore ha delle proprie caratteristiche, quindi ogni giocatore in un certo senso è unico. Si è parlato di Giovinco, si è parlato anche dello stesso Pasquato, che sono tutti giocatori con caratteristiche un po' non di prestanza, ma ottimi giocatori dal punto di vista tecnico, che vanno spesso in rete, però ogni giocatore penso che abbia le sue caratteristiche, quindi è difficile accostare e è anche pericoloso accostare questi ragazzi a dei grandi Campioni. campioni. Se ci fai caso, l'unico, chiedono sempre tutti quanti, ma può somigliare a Del Piero? L'unico a cui non possono assomigliare è Ciro Ferrara, ce n'è stato uno solo. Ma in bene o in In male? In male, male. eh. Senti, questa è una domanda che riguarda la prima squadra, io non so se fartela, ma comunque Ranieri spaesato. Penso che Ranieri stia facendo un po' di confusione sugli uomini che ha a disposizione. Vedi, Thiago trequartista, Almirone in tribuna, Palladino che non sa ancora in che ruolo farlo giocare, e Iaquinta a mezzo No, servizio. La finisco solo. Non pensi che questo possa logorare mentalmente i giocatori? Io penso che questo non sia un modo di o un qualcosa che renda Ranieri alla vista del tifoso, come si Ah, chiama? scusa, non ho detto Angelo Sderlenga. Sderlenga, del signor Angelo, che possa dare questa impressione di spaesato a Ranieri. Io penso che Ranieri debba fare delle scelte, ma abbia assolutamente sotto mano quella che è la situazione del gruppo, quindi se manda Almiron in tribuna non è perché è spaesato Ranieri, ma magari perché Almiron ha qualche difficoltà. Thiago è un giocatore che può tranquillamente ricoprire il ruolo di trequartista. Iaquinta, se lo utilizza non sempre dall'inizio, è perché ritiene che magari la coppia del Piero Trezeguet possa garantirgli determinate cose. Quindi sono tutte, direi, scelte tecnico-tattiche, assolutamente poi opinabili, assolutamente anche criticabili da parte anche del signor Angelo, però non credo che questo dimostri una certa Confusione, confusione da anche perché i parte del mister. risultati, insomma, No, assolutamente. tra Chi l'altro. avrebbe detto dopo il campionato di Serie B, con tutte le difficoltà che comunque la Juventus ha vissuto in questi anni, rivederla comunque in quella posizione di classifica? Insomma, per quello che mi riguarda, ho sempre detto che la cosa più importante è rientrare in Champions. Ci siamo per E ora. per adesso ci siamo. Senti, questa è una domanda un po' ostica, la scrive Ma Sabatino. sono tutte ostiche. Sono tutte ostriche.
È vero che il tuo talento, anche questo talento, è stato scoperto da Sabatino del Bar Mirage. No, scusate, la domanda la fa Agnetta da Eboli, il titolo era Sabatino. Sei stato scoperto da Sabatino del Bar Mirage, tu? No. No, quindi non no. è vero. No. Non sai chi è Sabatino, non sai chi è Bar Mirage. Ma so chi è... chi l'ha scritta? Agnetta da Eboli. Lo so, so chi è. È una parente questa. Che non ti conosce abbastanza, però. No, evidentemente voleva far fare brutta figura a questo. Senti, Stranieri del Vivaio, Andrea Venturelli, spero di non dire un'esattezza, caro Ciro, ma mi sembra che da un po' di anni il settore giovanile non vada a caccia di talenti all'estero, anche perché i vari Daoud, Bamba e De Sabre sono italiani a tutti gli effetti. Come mai questa scelta? Non sarebbe meglio rivolgersi anche ai mercati emergenti? No, no, è un qualche cosa che comunque a cui facciamo attenzione, ma intanto per anche dei regolamenti, non puoi portare dei giocatori in Italia se non trasferiti con tutta la famiglia, quindi poi riteniamo che comunque di valorizzare quelli che sono i nostri giocatori, però posso rassicurare che un occhio lo si dà sempre. Assolutamente, sì. Roby Bilazzo sul torneo di Viareggio, chi vincerà il Viareggio di quest'anno? Secca, un nome, senza tanti giri di parole, inizia per J. No, ma speriamo. Ci siamo andati spesse volte, siamo andati a conquistarla perlomeno negli ultimi anni e l'anno scorso non abbiamo fatto secondo me un bel torneo, quindi ci riproponiamo quest'anno e mi auguro di arrivare fino in fondo, però non saprei dire in questo momento. Le squadre italiane, ci sono delle squadre molto forti, tra queste sicuramente anche la Juve, ma l'Inter Milan. Il Milan, Fiorentina. L'Atalanta, insomma sono Fiorentina, sono dei settori giovanili molto molto forti, ecco. Samuele Rosso da Torino, egregio signor Ferrara, lei ha lei ha lavorato con la nazionale. Perché a me tutti quanti mi chiamano Ciro Ferrara, quindi. Ricordiamo che come assistente tecnico di Lipa hai vinto soltanto i mondiali del 2006. Quindi ha lavorato con la nazionale, è responsabile del settore giovanile della Juve, ha conseguito il patentino da direttore sportivo e sta per ottenere come allenatore. Cosa voglio fare da grande? Non lo so, poi glielo faccio sapere però. Allora, poi ti do la mail di Samuele Rosso. Ok. Allora, programmazione. Sabino Carotenuto, ti volevo chiedere se c'è collaborazione con la staff di Mister Ranieri, visto tutti gli sbagli effettuati in sede di campagna acquisti. Stiamo senza centrali, visto che bravo Gastaldello andava almeno tenuto in rosa, ritornerà senza alternative a sinistra. De Celi è andato via, Balzare che è andato via, insomma un po' di polemica. Sì, però vorrei capire, perché mi sembra, ti volevo chiedere se c'è collaborazione con lo staff di Mister Ranieri. Da parte tua, no, immagino. Assolutamente non è il mio ruolo, c'è collaborazione per quelle che sono lo staff del settore giovanile che deve spesse volte... a cui il mister Ranieri attinge in alcune circostanze, vedi per esempio ieri sera alcuni giocatori, quindi c'è questo tipo di scambio di informazioni sui giocatori del settore giovanile, in particolar modo della primavera. E oltre che la collaborazione, la preziosa collaborazione di Damiano, che è il collaboratore diretto di Ranieri, che spesse volte viene a vedere e anche a condurre dei nostri allenamenti. Lui è molto bravo con i giovani, quindi per noi è un aiuto notevole. Però se per collaborazione si intende consigli di mercato, assolutamente. Anche perché sono giocatori che fanno parte ormai della prima squadra, quindi non entrano nell'ottica della primavera. Assolutamente. La primavera di quest'anno, Giacomo Vicaro, Ciro, che cosa pensi possa vincere in questa stagione la primavera? Beh, qualcosa ha già vinto. Qualcosa ha già vinto la Supercoppa italiana, ricordiamola, con l'Inter. E poi siamo andati molto vicino a vincere un torneo in Malesia, un torneo a livello mondiale con le squadre più forti. E ci ha battuto il Manchester per 1-0 in finale. E l'obiettivo naturalmente è quello di... come un po' per la prima squadra, sono tre gli obiettivi: il Viareggio, il campionato e la Coppa Italia. Più non puntiamo ad altro.
No, però parlare di grande slam porta male, quindi mi basterebbe uno di questi tre titoli. Vito Scalia, pensi che il torneo di Reggio sia ancora la più importante vetrina del calcio internazionale? Sono cresciuto di tanti altri tornei, però questo rimane, credo, il più importante, anche se la formula è stata molto allargata, non sempre il livello tecnico è rimasto altissimo. Se ti faccio una domanda che è un po' verso il fondo, lo dico anche a favore del collega che sta, però mi incuriosisce, vorrei una risposta perché interessa anche a me. Ciro Ristoratore. Ma fino adesso non ti ho dato risposte. No, però magari come, come okay, tempo ce la facciamo. Ciro Ristoratore, caro Ciro, lo so, la domanda isola un po' dal tema, ma per quale ragione, con tutte le cose che già fai, ricordiamo che Ciro è anche telecronista opinionista a Sky, ti sei messo nel campo delle pizzerie? No, intanto in qualche cosa... una da poco, se non sbaglio, tutta tua? Non ne ho aperto una nuova, è tutta mia adesso, sicuramente. Scusa, Saverio Mastrelloni da Caserta, non so come fa a saperlo, tuo parente? No. Però è un modo diverso per diversificare quelli che sono degli investimenti. E naturalmente non posso essere io in grado di condurre la cosa, quindi ho una persona che mi gestisce, e che approfitto per salutarlo, che è Franco, che mi gestisce la pizzeria. Pizzeria da Ciro. Pizzeria da quindi, Ciro. Quindi. Ma ci vai ogni tanto? Non ci mancherebbe, no, ma ci mangia molto bene. Vai a fare... Non mi metto dietro alla cassa, no? No, vai a mangiare, non vai alla sera ogni tanto. Vado a mangiare, sì, mi capita spesso. È l'unico posto dove non paghi. È vero, è l'unico posto dove mangio gratis.